Che fine ha fatto il consulente, eh? Che fine ha fatto il consulente? Quale consulente? Il consulente che c'era prima della ditta, che prima faceva la manutenzione, poi ha perso e è stato consulente, e poi il presidente voleva addirittura rinnovare fino all'ultimo momento. Buongiorno a voi. Carotino, questa storia capita a Fagiuolo, beccato a caso, vero? Non ce l'avamo messi d'accordo. Carotino, abbiamo raccontato sulle nostre pagine di quintopotere.it, che vi invitiamo sempre a leggere, non limitatevi a guardare i video, di questa consulenza un po' particolare, l'ennesima consulenza particolare, croccantissima. Se faceva crunch dell'ex presidente dell'AMTAB, la società municipale del trasporto pubblico barese, Pierluigi Vulcano, non lo nominiamo. Questa consulenza praticamente, Tino, te la ridico in video perché lo abbiamo solo scritto, un dipendente dell'azienda che aveva prima l'appalto della manutenzione e dello svuotamento dei parcometri è stato messo da Vulcano a sovrintendere, a fare da consulente esterno per controllare il lavoro degli altri. Cioè lui capì, l'azienda era... Poi però l'azienda dove lavorava e continuava a lavorare ha perso la gara, che ne ha vinto un'altra azienda, e lui è rimasto a fare il consulente, quindi da assunto di quell'altra azienda, da consulente dell'AMTAB, che già questa è una cosa un po' particolare, controllava l'azienda che poi ha vinto. Qualcuno si è girate le bobine, si sono girate le bobine a qualcuno e ha scritto e ha detto: ma scusate, mi sembra una cosa giusta? E quindi che è successo, Tino? Il consulente, nel giro di poche ore, consulato. Ad Horas, no, se n'è andato lui il consulente, sì. E quindi cosa vogliamo dire? Noi vorremmo approfittare intanto per augurare un buonissimo lavoro al presidente Sabino Persichella, ex AMIU, adesso, sì, loro vedi, ci hanno... Non ti fa venire strane idee, Tino, perché non andiamo a... Al presidente Sabino Persichella, ex presidente dell'AMIU, che è stato messo a rifondare l'AMTAB, poveri... Sabino, noi siamo con te, ti supporteremo in questo lavoro al tuo fianco, perché immaginiamo tu abbia trovato delle situazioni molto particolari. Molto particolari. Ma soprattutto per dire, ma dobbiamo fare in modo che diventi tutto ci ha dato, scurdammo ciò passato, oppure indagheremo o faremo indagare per comprendere cosa è successo in merito alle promozioni, in merito allo smaltimento delle acque reflue, dei lavaggi dei pullman, in merito a certe assunzioni, in merito a quello che succede, l'ultimo, l'incendio all'autobus degli studenti recentemente, queste manutenzioni fatte un po' a membro di Segugio. Tino, dimmi qualcosa. Che te devo dire? Cioè, tutta questa roba finirà in un cassetto o andremo alle autorità competenti perché illuminino? Direttore, ti posso fare una domanda? Dimmi, anche due. Dove siamo? A Bari. Quindi in? Piazza Libertà. Sì, ma la nazione? Italia. E come finiscono le cose in Italia? A Terraluce e Vino, ma io sto a dieta, non posso mangiare il Terraluce e Vino. E qua casca male, perché noi continueremo a raccontarvi di certe situazioni che ancora persistono fin ancora quando il presidente Sabino Persichella non ci metterà la sua mano taumaturgica per risolvere questi ed altri. Anche se sappiamo che c'è stato un primo faccia a faccia con i sindacati, alcuni sindacalisti ci hanno fatto sapere la loro soddisfazione rispetto all'atteggiamento del presidente Sabino Persichella nei loro confronti, un atteggiamento che invece il presidente Vulcano non aveva, perché era andato con uno scontro frontale, muro contro muro. E apprendiamo anche, per esempio, vi facciamo vedere la diapositiva, perché ci è arrivata la telefonata dal segretario provinciale della Faisa Cisal, che ci dice proprio della sua soddisfazione, con la speranza, Gaetano Miruno si chiama, per chi non lo conoscesse, e la fotografia appunto era per la presentazione, dice la sua soddisfazione in merito proprio a questa... No, la sua soddisfazione, la tua, è il mio miglior premio. Quella del sindacalista è il suo, la sua soddisfazione rispetto alle prospettive che possono esserci nei rapporti
con l'azienda e sul futuro rifondato della municipalizzata per il trasporto pubblico barese. Io la vedo bene comunque questa cosa. Non lo so, però ci sono tutti i presupposti, le fondamenta sono solide, potrebbero essere molto solide, per ora e solo per ora, mentre la gente continua ad utilizzare il parcometro come se... Piovesse? No, come se... No. Asciugasse? No. Che... Come se dovessero usarlo, perché devono usarlo, altrimenti prendono la sanzione. Per ora e solo per ora. Chi è il nuovo santo? Chi è il nuovo santo? Sanzione. Ma quanto sei idiota, veramente, guarda.